per la rubrica Dico la mia. Per Telecountry News siamo in compagnia di Fabio Papalia. Fabio Papalia, consigliere di opposizione al comune di Genzano. Gli poniamo la stessa domanda che abbiamo posto qualche giorno fa al sindaco Lorenzon. Il sindaco Lorenzon ha pubblicato una relazione sui suoi 2 anni e mezzo di governo a Genzano. Abbiamo letto la relazione, è tutto bello, positivo, sono state fatte moltissime cose. E volevamo sapere, siccome poi è successo che ci sono state dimissioni dei suoi consiglieri, un'opinione da parte di Fabio Papalia. Sì, intanto grazie per l'opportunità. Allora, sì, come ben detto, il sindaco ha subito quelle che sono state le dimissioni di massa dei consiglieri di maggioranza e quindi non ha trovato più i numeri. Ora, tornando alla relazione che ha pubblicato e che ha stilato in merito al suo operato da sindaco, va ovviamente contestualizzata. Ora, in termini di bilancio, probabilmente il bilancio del Comune di Genzano adesso è in buone condizioni, ossia non è in disavanzo, non è in dissesto. Il problema è che il Comune di Genzano fino al 2044 dovrà ripagare un debito di 4 milioni di euro accantonando 133 mila euro l'anno. Questo è un problema che il sindaco Lorenzon ha ereditato dalle precedenti amministrazioni e che quindi va a viziare in questo contesto il bilancio comunale. In merito alle dimissioni va precisato il fatto che sono arrivate dopo una serie di lamentele da parte dei consiglieri di maggioranza nelle quali sono state evidenziate delle contrapposizioni in merito all'operato del sindaco e quindi non sono state un fulmine al ciel sereno. Queste divergenze tra sindaco e consiglio di maggioranza sono dovute al fatto che il paese non era ben governato. I consiglieri probabilmente hanno provato in più di qualche occasione a cambiare e invertire la rotta, ma non ci sono riusciti. L'evidente stato di abbandono e degrado del nostro paese è sotto gli occhi di tutti. L'amministrazione comunale in 2 anni e mezzo non è riuscita a cambiare passo e far ripartire Genzano come necessitava e come già dicevamo della precedente amministrazione, ma bensì ha peggiorato per quanto difficile la situazione, perché è evidente lo stato di abbandono di Genzano, è inutile negarlo. Ora la situazione sarà molto complessa perché il commissario prefettizio in un anno dovrà gestire l'ordinaria amministrazione e chi si insedierà dopo dovrà rilanciare Genzano a 360 gradi e farlo ripartire dal profondo da dove si è fermato, dal bilancio stesso che comunque va rivisto o riattivato per far sì che il comune sia in grado di fornire le risposte necessarie al decoro urbano, alla partecipazione a bandi regionali e statali e extra, quindi anche europei, per garantire l'arrivo di fondi necessari a far ripartire Genzano, e quindi sarà una sfida molto 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 difficile. D'altra parte abbiamo il Partito Democratico che ovviamente rivendica il comune, ma il Partito Democratico ha in sé per sé anche delle responsabilità gravi per come ha gestito e governato Genzano fino al 2016. Allora, noi inviteremo e abbiamo già invitato anche i consiglieri dimissionari a dire la loro naturalmente su questa faccenda, e così come il Partito Democratico. Quindi salutiamo Fabio Papalia, lo ringraziamo per la sua disponibilità, sempre disponibile ai microfoni di Telecountry News, come tutti gli altri, non è che voglio fare. Quindi buon proseguimento e alla prossima. Grazie, arrivederci.